ragazze, sono appena tornata dalla spesa, un mega spesone, momento tutto per noi per mostrarvi tutta la nostra gigantissima spesa. Era un momento per noi. Per noi? Oggi la faccio io. No! Ma aspetta! Ecco, così fai le fatiche, bravo, tu passa le buste. Dai! Siamo andati da MD e da Pam, perché alcune cose le va MD e alcune cose Pam. Allora, da MD abbiamo preso Scottex, come se non ci fosse un domani. I succhi. Aspetta. Ve li faccio vedere io. Aia, 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 aia. Banana e mela. Dai, au! Ma... Viviland. Chiamatemi il telefono rosa. Poi sapone liquido per riempire i nostri vari dispenser. I sacchi della spazzatura, quelli grandi, grandi. Dai, 80% 20 per capienza 130. Le saper. Levati, ecco. Poi Ricky si è preso le caramelline. E Roby si è presa la candelina. Sì, ma la mia non fa male i denti. No, la tua mamma è dall'altra parte. Allora, questa qua sono, infatti lui si è fatto tentare, sono i tentagolosi, cioè questi tentanegolosi, infatti lui li ha comprate, mi pare giusto, e queste sono sue. Io mi sono presa questa candela che sembrava una di quelle candeline normalissime, invece è la citronella in barattolo di vetro. I miei preferiti. Volete? Quindi, quant'era questa? 2,99. Forse 2,49. Vabbè, comunque meno di 3 euro. E mi piaceva un sacco il barattolone. E in più tiene lontano in teoria le zanzare. Quindi vi farò sapere se le attira o se le manda via. Comunque, questa qua sui 3 euro. Poi, deodorante, questo qua lo prendo già sempre. Mi piace da impazzire, ve lo consiglio. È cotone del Paranà. Profumo per ambiente. Hai perso un dente, Dracula. Ma come cavolino si fa? Ma cos'è? Ma aspetta un attimo, ma mi fai spiegare due cose? Opa. Sei fastidioso, sei peso, peggio della mosca. Peggio della mosca zezze. Dai che vibra tutto qua. Vibra. Questo qua lo prendo sempre, è buonissimo, è molto delicato e ve lo consiglio. Però come me? Sì. Poi ho preso questa maschera per capelli, visto che volevo andare dal parrucchiere, ma ho deciso di risparmiare. Ho preso questa maschera per capelli all'olio di oliva, 100% biologico, specifica per capelli fragili e trattati, con glicerina vegetale dermatologicamente testato. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Lo so che c'è un po' di luce perché fuori è buio, quindi ho acceso la luce per i video, però ce n'è tantissimo, qua ce n'è un chilo, ce n'è un chilo ed era in offerta a 2,50 euro, 2 euro qualcosa. Quindi ma mai che abbiamo uno scontrino, perché sì, non mi ricordo, ma ragazzi, abbiamo comprato veramente tanta roba, è un mega video spesa, durerà mezz'ora. Succhi alla pera e succhi da qualche parte anche alla mela e banana. Li avessi già fatti vedere quelli, ah, no? Fatti vedere io? Però io anche detto la marca, tu no, papà, però. Se volete uova 10 dicono sì. 10 uova allevate a terra, sempre di MD. Poi ovviamente abbiamo preso un po' di litri di latte, 4 litri questi qua, che abbiamo sempre preso questo della marca Maliga Paradiso. Ci piace 4 litri o 3 4. Poi un cosino di carne di Nala, ne abbiamo preso solo uno perché non conviene da MD secondo noi, perché noi prendiamo l'altra marca che non mi ricordo, c'è sia il Cray che a Lidl e costa 99 centesimi, invece qua 1,10 euro, quindi l'abbiamo presa giusto perché era urgente da prendere.
Poi due buste di parmigiano. Due buste di parmigiano reggiano, l'altra non so dove sia, comunque ce ne sono due. E questo qua l'avevo trovato nella Degustabox, se vi ricordate, non era questo gusto qui, però mi sono trovata bene, quindi era in offerta e l'ho ripreso. Arnabordi di biologico, riso integrale con fantasia di lenticchie e rosmarino. Comunque, ma vedi che non lo sai fare. Se non ve lo ricordate, qua sotto vi metterò. Qua vi metterò. Qua! Dove? Qua! Non lo puoi mettere qua sotto. Aia. No, la scheda si mette qua. O mettiamo... comunque vi metto il link nell'info box. Bingo! Bravo amore, così si fa. Ma perché? Sei peggio di Cannavacciuolo tu. Ma ringrazio. Poi, dentifricio della Z, l'avevamo sicuramente già preso, Total Fresh con microcristalli rinfrescanti. Poi in offertissima c'era questo formato convenienza 20 pile alcaline. Cosa c'ho? Cos'è? Cosa sono? I denti. Muore! Non lo posso dire questo! Infatti l'ho detto a te! Ma sei scemo! Allora, le mini stilo... Fuori un balcone, madonna mia! Mini stilo, 20 in straofferte, visto che Fede per il compleanno ha ricevuto un po' di giochini e poi abbiamo anche delle cose di Ale, mi pare, con le mini stilo, ho preso sto mega pacco, dopo vi dico il prezzo, non lo ricordo, ma poco. E non poi, poi ho preso questo solvente per unghie. Poi c'era in straofferta della Plasmon gli omogenizzati dai 4 mesi in poi, visto che a brevissimo inizieremo lo svezzamento secondo consiglio della pediatra. Ho preso appunto qualche cosina per iniziare, poi ovviamente farò anche io cose fresche, pollo, carne rossa, eccetera, però per iniziare volevo provare questi qua. E prima busta andata. Passiamo alla seconda. Grazie assistente. Ma perché non ti devi gli occhiali? Ma lasciali, aia, ma strappato. Ma perché? Mi ridai gli occhiali? Ma no, vabbè. Cioè, come lo facevo il video poi, strunzo? Spiaccicatelo tu in testa, che tanto non patisci. Manco c'hai i capelli. Allora, andiamo avanti. Guarda, sono stato fin troppo bravo. Bravo, sì, come sei geniale. Yogurt come gentile se non ci fosse. Generoso. Ma sei stampo, zitto. 8 yogurt cremosi, 2 frutti di bosco, 2 banane, 2 fragole e 2 albicocca. Anche questi convenivano. Cioè ti cadeva, ti spaccavo in due. Assorbenti, perché ebbene sì, anche questi servono e anche tra poco. Quindi insomma ho preso il pacchettino perché l'ultima volta ho... Una domanda, scusate. Allora, visto basta! Che... A momenti servono. Chi è che mi ospita per un paio di giorni? Che stronzo. Non è per qualcosa, no? Per carità. Aiutatemi. Un paio di giorni. Vero male. Non so che mi amerà anche quei giorni lì. In quei giorni rossi. Mi hai sopportato 9 mesi con gli ormoni a palla. Cosa saranno mai qualche giorno? Oh, guarda, un tè. Questo qua l'abbiamo trovato così, aperto. Avevamo sentito il supermercato. Poi, oh mamma mia, questo mi fa ridere, guardate come sono ridotta, vabbè. Poi, 2 confezioni di spinaci surgelati. Poi, no ma sono ancora, poi ho preso 2 confezioni di bresaola, perché è sotto vuoto e dura addirittura fino al 18 ottobre. No grazie, basta. E niente, mi piaceva, insomma il prezzo era abbastanza buono e ne ho prese 2 confezioni. Poi questo il prezzo? Non mi ricordo. Poi questo giochino qua l'ho preso per Federico, perché io da piccola ci giocavo tantissimo con questo qui, con i numeri, però quello con i cubetti che si muovono, è tipo puzzle, quello insomma. Da 1 a 15 è carinissimo. No, io avevo quello fino a 30, quello un po' più grande. Ero felicissima quando mio papà mi comprò quel giochino. Queste sono cavolate, ma sono le più belle alla fine. Poi 3 passate di pomodoro,
questa qui. Poi giro giro tondo, giro giro olè, la briochina con il suo perché. Poi spiedini che perdono sangue da ogni parte, comunque questi specie di arrosticini che veramente io quando voglio provare a prenderli al Carrefour hanno delle cifre, cioè la metà di questi, cioè qua c'è due strati di questi, già solo una di queste è 4 euro, invece 4,66 euro e ce n'è il doppio, infatti è un'offerta speciale. Poi queste briochine qua che ha scelto Ricky perché a me no, proprio non piacciono, sono quelle al cioccolato e all'arancia, è una combinazione che proprio odio, cioccolato e arancia non piace per niente. Lo so che smetterete di seguirla per questo discorso, glielo ho detto anch'io. Non so, vi piacciono le merendine al cioccolato e arancia, ma no. Qua c'è l'altra busta di parmigiano che vi dicevo, poi ho preso una confezioncina di salmone affumicato perché l'altra volta avevo fatto delle specie di tartine con burro o formaggio? Philadelphia, mi ricordo più. Comunque avevo fatto il pane tostato e già ride perché non mi ricordo. Sono burro, Philadelphia, ricordo. Gorgonzola. Oh, l'avocado. No, non è l'avocado. Stai sparando. Vabbè, salmone, punto. Poi vedremo che farci. Domenica, come se non ci fosse un domani, perché sì, anche noi cacchiamo. Oh, e sogni, anche noi cacchiamo. Flow, 8 rotoli, 220 strappi, 3 veli, conveniva anche questo, il prezzo non me lo ricordo, dopo lo controllo. È una frase che non ho ancora sentito dire, ma... Confezione maxi maxi risparmio di cereali nostri preferiti della Kellogg's Classic integrali. Il prezzo, amore? Non te lo ricordi? Non me lo ricordo. Perfetto, dopo vedremo tutto il nostro primo. Ma sai qual è il bello di questi video spesa? Che poi mi dimentico anche di far vedere lo scontrino, cioè proprio utilità zero. Che servono a far vedere le offerte del momento. Ma i prezzi io me li scordo. Infatti come lo facciamo noi, cioè proprio... Vabbè, non fateci caso, so che ci amate, so che ci amate anche per questo. 5 piadine super riminesi che sono le mie preferite, non prendete quelle della Mulino Bianco perché da buona riminese vi dico che non è quella la vera piadina. Dovete leggere che sia riminese e se IGP ancora meglio, questa è IGP e boh, sono buonissime. Quelle riminesi sono più grosse, più spesse e non fanno i vari strati, bolle di, sai no, quando si alzano che fanno la bolla, quella non è la vera piadina. Poi gnocchettini di patate, poi ravioli alla zucca, Federico piacciono un sacco alla zucca, li ho presi. Crescenza Lipton, anche questa era in offerta, infatti ne abbiamo prese due bottiglie, in più una ce la siamo già bevuta lì al supermercato che avevamo un po' sete, e ha poche calorie. Cosa c'è? La bimba dondola. Da sola? Eh sì, dai calcetti e dondola. Amore della mamma. Vabbè, rincoglionimento a parte. Questo qua anche era in offerta, lui lo sa. 59 centesimi. Sì. Bravo. Credo. Vabbè, intorno ai 60 centesimi. Se mi è venuta la voglia di farla, torta allo yogurt. Non so se... Ecco appunto, lo sapevo già che dovevo comprare qualcosa in più, io pensavo ci fosse tutto e invece manca lo yogurt, il burro ce l'ho, lo stampo lo trovi all'interno, mescolare sbattitore elettrico e frigorifero 2 ore, mi manca lo yogurt, porca miseria, però dice 3 vasetti gusto a scelta. Abbiamo magari scelgo 3 vasetti dello stesso gusto e voilà, abbiamo banana, fragola, albicocca, così possiamo scegliere noi il gusto, va bene. Comunque era in offerta anche questo e il prezzo non me lo ricordo, dopo lo guardiamo. Sei pessima. Poi altre 2 confezioni di omogenizzati, sempre di carne, l'altro era di pollo, questo qua è di manzo, della Plasmon, no non era di pollo l'altro. Uno pollo. Ah, è qua. Ah no, ne hai presi 2 al pollo, amore. Come 2 al pollo? Eh sì. Ma che pollo?
due pollo e uno manzo, vabbè. Vabbè. Niente. Poi, a mia morire noi non ne abbiamo nell'anta, non mi ricordo di che pollo. Cos'è. No, scherzo. L'avevo preso forse per quando avevo fatto il piercing, per riuscire a mangiare qualcosa di sostanza se non morire di fame. Qua c'è l'altro litro di latte. Poi, questo mettilo di corsa in frigo, amore, si sta squagliando il burro. Burro comunque. Questo qui, sempre della stessa marca del latte. Ho già provato anche questo. Poi, succo d'ananas per Ricky. E poi direi basta, perché poi... Ah, ecco, un attimo solo. Oddio. Sempre al... Aspetta, che lo giro. Ah. È sceso un pezzo. Sì, è normale. Ah. Si vede? Sempre all'MD abbiamo trovato un'offertissima su questo stendino. Visto che a noi servono due stendini, perché stendiamo veramente un sacco di roba, soprattutto poi per l'inverno, perché finché è estate uno può stendere fuori, anche se questa sopra non ha un minimo di decenza nel non buttare la merda giù. Ma dettagli. E quindi insomma, per l'inverno è carino questo, perché si può fare sia come stendino normale, non so se lo vedete qua, sia estendibile, quindi potete stendere veramente una quantità infinita di roba. Se c'è qualche fabbricante di stendini vabbè, comunque è $19.90 questo te lo ricordi, sì, perché costava più di tutto. No vabbè, era una buona offerta, quindi l'altro dovremmo buttarlo, ne fu più. Poi invece al PAM siamo passati per prendere gli affettati freschi, perché lì non c'era il banco fresco, e altre due o tre cavolate. Allora ho preso in misura soia, sono buonissimi. Poi ho preso tre confezioni di pane bianco. Poi questo gigapack di Fonsis. La trita che era in offerta. 3,74 euro, 3,78 euro, perché voglio fare le zucchine ripiene. Poi cosa c'è? Vabbè, qua c'è l'altro pane. Ah! Qua c'è l'altro pane, poi qua c'è il terzo pacco di pane, i Kinder fetta al latte. Amore, Kinder fetta latte in frigo, aspettate. Tira su quella, va. Kimba sta volendo. Mais e tapioca per poi iniziare lo svezzamento. Ricky si sta... Ammazza, che super stendino, ma che bello. Madonna. Ragazzi, dopo ve lo faccio vedere aperto, ma è enorme. Vedere. Aspetta, perché ormai è tutto messo così. Allora, mais e tapioca della Hip, sempre per la bimba, per le prime pappe. E poi ho preso la pastina sabbiolina. Mio amore sta giocando con il stendino. Sì. Poi salumi ho preso la bresaola della Valtellina IGP. Poi ho preso prosciutto crudo nazionale che era in offerta, e il prosciutto cotto, non c'è scritto quale, ma era in offerta a 99 centesimi al letto. E poi ho preso una fruttina alla pera, giusto così. Poi cosa c'è ancora? Questo sacchettino mio. Io devo volare a cambiare la bimba, perché ho intravisto come è ridotta e devo assolutamente cambiare il pannolino. Ricky si è preso questa birra qua, sarda, Icnusa, non filtrata. Poi zucchine, ne ho prese un bel po'. Erano in offerta 2,87 euro e ce n'è un chilo, penso. No. Sì, 1,100 euro. No, ne ho prese tante, guarda. Perché voglio fare appunto le zucchine poi al forno con la trita e tutto quanto. E poi un po' di banane. Bene, questo video spesa molto folle è finalmente finito. Perché folle? Perché siamo matti insieme, io e te. Ma non è una novità, è 5 anni che lo sapete, per chi ci segue dagli inizi. Vi faccio vedere velocemente lo stendino, prendo tutto, anche il cavalletto. Amore, fai la dimostrazione. Allora, così, questo è lo stendino montato, nei momenti di maggiore affluenza, voilà,
mi hanno detto un altro stendino, allungabile. Madonna, enorme. Un stendino che una volta aperto dici, tutto cazzo, metto il lume, boh, non lo so. Però ho ascoltato sempre possibile. Senta, che cazzo, ciao. Mi fai scassare. Vabbè, detto questo, dopo questo, io sono morta di caldo. Se finiamo di sistemare, anzi, io vado a cambiare quella bomba di cacca che c'è lì. E ci vediamo prestissimo con nuovi folli video. Yes! Ricordatevi di iscrivervi, lasciateci un like perché siamo abbastanza matti. Quindi dimostriamocelo, dimostratecelo. Come? Dimostratecelo con un like che siamo matti dalle gare. Aieie, bravo. E niente, vi mando un bacio. Alla prossima. Ciao.